RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori interconnessi, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i fine settimana parliamo di rugby. Allora, innanzitutto volevo ringraziare i numerosi ascoltatori, i numerosi amici che mi omaggiano della disponibilità del loro tempo per ascoltare questo mio podcast che sta sempre avendo un po' più successo. Ringrazio anche tutti quelli che mi mandano dei consigli su come gestire questo intervento, questo podcast. Allora, iniziamo innanzitutto a parlare delle nazionali, dei nostri nazionali, gruppi nazionali, e parliamo della nostra nazionale femminile che ha disputato la penultima giornata del torneo delle selezioni, andando a vincere contro una nazionale scozzese con un 20-13 che ha sancito la prima vittoria delle nostre azzurre in questo torneo 2022. La partita è stata una partita secondo me interessante, a tratti anche emozionante, in quanto la nazionale italiana ha tenuto testa secondo me una buona squadra scozzese che ha sempre cercato di recuperare una forma di distacco di punteggio, tenendo sempre la nazionale italiana sotto pressione. E quindi c'è stata una partita che è stata anche gradevole, perché la nazione italiana è riuscita a controbattere queste reazioni delle scozzesi, che riuscivano diverse volte anche a recuperare delle situazioni in cui gli sembrava che l'Italia andasse anche delle volte facilmente a risultato. Fatto sta che poi la nazionale è riuscita in un momento praticamente clou della gara a dare poi secondo me il colpo del KO, portando una distanza del punteggio tale che anche una piccola reazione che poi è stata verso il tre quarti della gara scozzese non ha potuto recuperare, facendo in modo che la nazionale riuscisse a vincere. Cosa è accaduto a differenza di altre gare? Ma innanzitutto bisogna essere onesti, abbiamo incontrato una nazionale buona che comunque competerà nel campionato del mondo, però una nazionale che era a livello delle nostre azzurre, cosa che non era successa con le altre nazionali che l'Italia aveva incontrato. Quindi di conseguenza ha potuto anche liberamente affrontare una gara con meno tensione e con una situazione anche di possesso di palla maggiore che non ha avuto in altre gare. Ora, l'ultima gara che dovrà per chiudere il torneo delle nazioni vedrà la nazionale italiana sfidare il Galles sabato 30 alle ore 13 a Cardiff, in casa delle gallesi. La gara secondo me è una gara che può dare un risultato positivo alle nostre azzurre, perché anche il Galles è una squadra che secondo me sta ai livelli della nostra nazionale, e di conseguenza speriamo che il risultato della vittoria contro la Scozia possa dare quell'energia, quella voglia di combattività che potrà portare a termine positivamente quest'ultima gara del torneo. Quindi diretta su Sky, ore 13, sabato 30, torneo Tre Nazioni, ultima gara Galles Italia. Ora andiamo invece a parlare delle nostre franchigie federali. Allora, avevamo le nostre franchigie federali Treviso e Zebre che dovevano disputare la giornata del United Rugby Championships. Avevamo le Zebre che andavano in Scozia a giocare contro una selezione scozzese di Edimburgo, e il Treviso che si è trasferito in Sudafrica per un tour delle gare contro le franchigie, le squadre sudafricane. Per quanto riguarda le Zebre, la partita è stata veramente bella, abbiamo avuto la possibilità di nuovo, le Zebre hanno cambiato ritmo, si vede, come ho detto l'altra volta, molto probabilmente il timone si vede che è cambiato, il gruppo è migliorato tantissimo. Fatto sta che anche se si è usciti sconfitti per 29-26, le Zebre hanno secondo me disputato un'ottima gara e
purtroppo, soprattutto per dei momenti un po', diciamo, topici di gestione, secondo me, della gara, che non è, forse perché proprio questo gruppo non è abituato, di tutti i risultati che ha avuto precedentemente, a gestire forse dei momenti salienti, topici e di concentrazione, l'ha vista uscire sconfitta per il 29-26, una gara che secondo me le Zebre avrebbero potuto tranquillamente portare a termine a loro favore. Però ripeto, queste ultime due gare che ha disputato hanno dimostrato, stanno dimostrando che il gruppo esiste, che ripeto, il timone è cambiato anche da parte di chi in questo momento gestisce a livello tecnico questo gruppo di ragazzi, e quindi io penso che le prossime gare potranno sicuramente darci soddisfazioni. Fatto sta che le Zebre giocheranno sabato 30 alle ore 16 a Parma contro i gallesi dei Dragons, e io spero veramente che si riesca ad arrivare a una vittoria che se questo gruppo si merita, ripeto, soprattutto per le ultime gare che ha svolto. Quindi diretta forse su canale 20 di Mediaset, ore 16 sabato 30, Zebre contro i Dragons, gallesi dei Dragons. Quanto riguarda invece Treviso ha giocato una gara contro il sudafricano del Bulls, e anche questa è stata una gara un po' particolare perché il Treviso è partito abbastanza bene, secondo me ha gestito abbastanza bene il primo, diciamo, la parte iniziale della gara, per poi piano piano però spengersi contro una squadra come i Bulls, che ha sfruttato soprattutto in certi momenti degli errori secondo me un po' troppo banali per quanto riguarda i trevigiani, che gli hanno consentito di andare avanti nel punteggio così tanto che poi anche un recupero da parte dei trevigiani non ha dato poi quelle preoccupazioni ai sudafricani per poter calare la loro concentrazione per farsi recuperare. Quindi un risultato di 46-29 che ripeto lascia un po' l'amaro in bocca, perché ripeto il Treviso sulla carta, soprattutto in certi momenti della gara, ha dimostrato di essere anche forse superiore ai sudafricani. Ora continuerà il tour, come ho detto prima, dei trevigiani in Sudafrica, rivedranno sabato 30 aprile alle ore 2 sfidare l'altra selezione sudafricana dei Lions. Secondo me anche questa è una gara un po' fotocopia di quella con i Bulls, avranno sicuramente difficoltà secondo me a gestire una gara contro queste squadre sudafricane che giocano in casa, nel loro ambiente climatico ma anche nel loro ambiente naturale, quindi non è detto che il Treviso possa riuscire a gestire la gara al meglio modo, però vediamo, speriamo bene. Ripeto, ormai il campionato è terminato, i playoff non sono raggiunti, però mentalmente può essere una gara anche gradevole e non è detto che possa darci delle soddisfazioni. Ora invece andiamo a parlare del torneo d'eccellenza Top 10, che ha visto la settimana scorsa l'ultima giornata di campionato delineare in maniera definitiva e i quattro club che disputeranno il 7 maggio le semifinali dei playoff. Allora, le gare sono il Calvisano contro Padova, perché il Padova è arrivato primo in classifica, il Calvisano si è qualificato quarto, e il Reggio Emilia contro il Rovigo, in quanto il Reggio è arrivato terzo e il Rovigo in seconda posizione. Diciamo che sono tutte e due le quattro squadre dello scorso anno, sono le squadre che si aspettava che arrivassero a questi playoff, e di conseguenza non c'è niente di nuovo. Quali sono le prospettive per queste gare? Beh, per quanto riguarda Calvisano Padova, io vedo sempre Padova favorito, anche perché Calvisano nell'ultima gara ha pareggiato contro un Piacenza Coriaceo che ha dimostrato comunque di aver disputato un bel torneo, piazzandosi in una posizione che forse all'inizio non pensava che poteva raggiungere, e quindi di conseguenza secondo me il Padova potrà ipotecare la seconda finale consecutiva. L'altra gara invece fra Reggio Emilia e Rovigo invece è molto 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 equilibrata, anche se ripeto
Un Rovigo ultimamente ci ha dimostrato di essere forse più solida dal punto di vista psicologico, andando a continuamente a vincere delle gare, mentre il Reggio Emilia, dopo la vittoria contro il Padova, ha lasciato un pochino desiderare su certi momenti, andando anche poi a perdere le gare inaspettate. Quindi non lo so, vediamo. Non voglio essere, diciamo, non voglio schierarmi verso una delle due squadre, però forse il l'ago della bilancia tende verso Rovigo, quindi non è detto che si possa ripetere la stessa finale dello scorso anno, però le gare, sappiamo benissimo, ogni gara ha una sua storia, ha un suo decorso. Quindi ne parliamo la prossima settimana presentando le due semifinali. Detto questo, si stanno concludendo anche i campionati di Serie A e di Serie B, di conseguenza è anche il campionato femminile, quindi di conseguenza si stanno delineando anche le griglie dei playoff per quanto riguarda questi campionati, anche per quanto riguarda i campionati giovanili di under 17 e under 19, dove anche lì si stanno definendo ormai quasi completamente le griglie finali per le fasi finali. Detto questo, ringrazio tutti i miei radioascoltatori, chi mi ascolta, invito tutti quanti a seguire le nostre selezioni italiane e le nostre franchigie italiane laddove si possono vedere. Quindi ripeto, abbiamo l'Italia contro il Galles sabato alle ore 13 su Sky, e abbiamo le due selezioni di Treviso, le zebre giocano in casa a Parma sabato 30 alle ore 16, il Treviso gioca fuori casa in Sudafrica sabato 30 aprile alle ore 14, e quindi detto questo vi abbraccio a tutti e buon rugby e buon fine settimana. RTA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. State ascoltando Antenna Romana 1.